Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del Manico Isaac Afterbirth. Siamo qua oggi per fare una run. Nella scorsa partita abbiamo fatto la challenge Darkness Fall. Invece oggi facciamo una partita per andare non Dark Room, perché ancora non l'abbiamo sbloccata, a battere Satana con uno dei personaggi. Vediamo un pochettino. Judas l'ha già fatto. Volevo rifarmelo con Judas perché sì, Judas è uno tra i miei personaggi preferiti. Potrei scegliere di fare Eve, però mi sa che mi conviene farmelo con Sansone, a cui manca la boss rush. Sansone o Lilith. Credo che mi farò Sansone. Vediamo Lilith. No, Lilith mi faccio perché voglio perdere male e con Lilith io perdo sempre male. Quindi nel video che ho caricato oggi, che è esattamente il giorno numero 16, mi avevano chiesto sotto i commenti se potevo far vedere tutte le trasformazioni di questo gioco. Il set per questa partita è SYJEPLSJ. Io ho risposto che purtroppo per farlo dovrei usare i cheat perché non le ho sbloccate tutte, però le posso elencare e quindi le elenco. Di seguito tutte le trasformazioni sono Guppy, tre oggetti di Guppy, quindi il gatto morto, il collare di Guppy, la testa di Guppy, la zampa di Guppy, la coda di Guppy e la palla di pelo di Guppy. Tre di questi oggetti si ottengono e si diventa Guppy. Si ha il volo e si spawnano mosche ogni volta che si colpiscono i nemici. L'effetto è maggiore di quello di Mulligan. La seconda è Belzebub, credo che sia Belzebù la pronuncia in italiano. Ti dà il volo e molte delle mosche nemiche vengono convertite in mosche che ti aiutano, non le spawni tu propriamente. Quindi richiede tre oggetti delle mosche in generale, che giusto per prendervi un esempio, Mulligan, Best Bud, Big Fan, Distant Admiration, Forever Alone, eccetera, eccetera. L'altra è Super Boom, questa è un po' particolare e molto difficile da ottenere, richiede i tre, io li chiamo barboni, Boomfriend, Dark Bum e K-Bum, e ti dà un follower, un seguace, un altro barbone, credo che si possa definire così, è un super barbone, che droppa ogni stanza, no, che raccoglie in ogni stanza pick up e drop, cioè i raccoglibili e gli oggetti, anche quindi le monete e le bombe, e in cambio vi dà qualcosa. Ovviamente non lo so perché non l'ho mai ottenuta. Andiamo a vedere quella che è dopo. Mamma, che quella. Mamma, che questa la conosco abbastanza bene perché si ottiene senza pensarci di solito. Tre oggetti di mamma, che sono tipo anche i mutanti di mamma, il reggiseno di mamma, eccetera, eccetera, raccolti, ti permettono di avere tipo una trasformazione visiva che ricorda un pochettino la mamma, e dietro di voi avete un coltello di mamma che però non potete lanciare e vi segue. Molto semplice. No, la terza, questa è la quarta, che ho citato nello scorso video, nel due video fa, è quella di Bob, che è tre oggetti di Bob, ve l'ho già citata. Lasciate un creep verde che fa danno ai nemici dietro di voi, molto semplice. Un'altra è la trasformazione in fungo, Mushroom, ti dà un capello da fungo e dovrebbe darvi un HP vuoto, molto semplice, è veramente facile, richiede tre qualsiasi funghi, quindi giusto per citarne un po', Mini Mash, Magic Mash, Odd Mushroom Large e Teen ovviamente, One Up, Blue Cap, God's Flash. Quella dopo è Cthulhu, diventi una bestia tentacolare che ti dà due cuori neri e il volo, richiede uno dei tre oggetti, diciamo, tre oggetti che ricordano un po' l'insanità mentale. Ve li dico tutti perché sono un po' particolari queste, al contrario di tipo quelle di Guppy che si capiscono. Il chiodo, Lord of the Pit, il marchio, il patto, il pentagramma, lo Spirit of the Night, Maw of the Void, Abaddon, Brimstone, molto semplice. Poi dopo quella per famiglia è proprio tumore, che vi permette di sparare tipo in Nerai, cioè vi appaiono tipo questi due specie di tumoroncini sulle guance nel personaggio che sparano, quindi tre colpi, sparate tipo in Nerai, però non perdete le tears. Richiede i famigli in generale, tre famigli in generale. C'è Brother Bobby, Harlequin Baby, Headless Baby, Little Steven, Mongo Baby, Rotten Baby, Sister Maggie. Questi sono tra i famigli che dovete prendere, tre ne bastano.
Poi c'è l'effetto drogato, diventate tipo un berserk, che ottenete il buff di un berserk e richiede come si chiamano le medicine, che sono tutti tipo Grotom, Experimental Treatment, sono le siringhe che trovate nel gioco. Poi c'è la trasformazione, quella più rara secondo me, l'angelo, ti trasforma in un angelo, ti dà 3 cuori di fede e il volo, richiede 3 oggetti dell'angelo, cioè 3 oggetti angelici, che sono Bibbia, Rosario, la colomba morta, l'abito, Dielo e Holy Mantle. L'ultima trasformazione, che è anche questa un po' rara, è Poop. Dovete avere Flash, The Poop, Escherichia Coli e Bat Bomb. 3 tra questi oggetti e diventate e ogni volta che uccidete una cacca, cioè fate scoppiare una cacca, vi dà l'effetto di curarvi di metà. Così possiamo riprendere la nostra run con Lilith. Adesso abbiamo sbloccato anche Camion Conception. Quando prendiamo un bel po' di danni, non mi ricordo quanti, ci aggiunge un famiglio tra una lista che non mi ricordo e scopriamo al momento. L'altro oggetto che ha Lilith è Box of Friends, che vi permette ogni 4 stanze di far spawnare il doppio di tutti i famigli che avete. Al momento, ovviamente, è estremamente buona se avete tanti famigli e Incubus stacca su questa. Lilith ha un cuore rosso di vita e un cuore rosso di vita e 2 neri e non può sparare. Spara infatti per lei il suo famiglio. Vorrei avere il volo in questa stanza perché rosica non poter prendere questo oggetto, se no. Ah, maledizione, probabilmente non lo otterremo il volo, lo sapete? Qua con Azazel è tipo un bellissimo inizio, ma anche con... questo è un seed anche che potrebbe giocarsi... Non mi viene il nome... adoratissimo, a quanto pare... No, in realtà no. L'odiatissimo e amatissimo a suo tempo, The Lost, visto che c'è un oggetto che si può tenere solo col volo. O almeno, ve lo consiglio perché è un oggetto che aiuta. Quello là è Spoonbender, che vi permette di come si dice vi dai colpi a inseguimento. Perfetto, oggi sto dicendo un po' troppe volte come si dice e non mi piace come cosa. Abbiamo ottenuto un oggetto molto utile, che è, per essere precisi, il D-Shard. Quindi possiamo rirollare l'oggetto qua, possiamo rirollare un oggetto e fa effetto anche di D20 e D6, quindi è molto buono come oggetto. Rirolla sia i pick up o tutti gli oggetti che non sono, diciamo, oggetti normali, e l'oggetto che troviamo. Un oggetto estremamente buono. Mi spendo questa bomba per la roccia tinta perché mi dà almeno un cuore di fede, giusto che sia così. Questo è un oggetto di merda. Veramente brutto, però ci spendo le monete, spero di ottenerle altre. Sì, è un oggetto talmente brutto che... Ah, qua invece è una stanza che io non riesco a fare in tempo, grazie al Dio, ovviamente. Mi sarei preoccupato di me stesso se ci riuscivo. Ovviamente è una cosa che un pochettino mi scoccia, però vabbè, fa nulla. Ok, lì dovrebbe aprirsi, infatti l'ha fatto, non si può sentire, però va bene. Controlliamo se c'è qualcosa anche qua sopra, assolutamente no. E torniamo indietro, diamo quest'ultimo centesimino che abbiamo. Io direi di utilizzare anche una bomba qui. Sono un po' insicuro, potrei piazzarla in qualche modo che prendi tutte e due. No, di sicuro no. Prova a metterla qua, vediamo, magari si apre. No, però non si apre neanche quella, maledizione. Dai, rirollamelo. No, ovviamente no, proprio... completamente sbagliato il posizionamento in questo caso, però... Cioè, mi dispiace perché potevo prenderle almeno una delle due. Mi dispiace perché credevo che almeno prendeva quella lì, che fosse abbastanza vicino. E qua troviamo Steven, che può droppare 2 oggetti. Ho il famiglio Steven che prenderei, perché... E noi ci basiamo sui famigli, visto che li raddoppiamo ogni 4 stanze. E oppure ci droppa Steven, che è un damage up. Quindi sono 2 oggetti comunque buoni per noi. Ovviamente utilizzerò il Box of Friends principalmente contro i boss, oppure in stanze che ritengo particolarmente difficili. Non in nessun altro caso. Non mi ritengo particolarmente bravo a utilizzare gli oggetti attivi. E quindi, beh, vedremo come andrà, no? Abbiamo sbloccato Little Steven, quindi ci prendiamo Little Steven. Adesso abbiamo anche Little Steven e, beh, non utilizziamo il D6 più D20 qua, assolutamente, perché ritengo questo oggetto completamente inutile. E questo è già molto più utile, perché Explosive Blast ci permette di rimediare a quello che abbiamo fatto qua, punto 1. Quindi ci dà
già abbastanza monete. E possiamo aprire questa chest. Ok, che dà altre monetozze. Abbiamo più o meno, ma neanche più tanto, rimediato al casino che avevamo creato all'inizio. Quindi va bene, cerchiamo di lavorarci su adesso e di rimediare al tutto. Peccato utilizzare il D6 più di 20 lì. Se utilizzavo la bomba per isolare l'oggetto, sarei stato più felice di sicuro, perché mi sarei tenuto il D6 di 20. Dobbiamo fare sia Boss Rush che The Ash, quindi se ce la facciamo a sbrigarci meglio così. E questo Steven è molto utile perché non è un famiglio normale, ha i colpi a inseguimento, quindi è un ottimo famiglio. E ciò richiede però un pochettino di attenzione e utilizzo, cioè nel senso che quando andremo a sdoppiare i famigli darà forse un minimo di fastidio per chi non è abituato, ma neanche io sono del tutto abituato all'Elite, quindi no, non del tutto, anzi non sono proprio abituato all'Elite a dirla tutta, quindi dà un po' di fastidio e bisogna stare un pochettino attenti. Là c'è una batteria che potrei raccogliere se proprio trovo qualcosa di cui necessito, qualche stanza in cui necessito di avere un potenziamento. E qua c'è uno shop barra, come si chiamano? Non mi viene il nome esatto, barra libreria. Ovviamente non possiamo sapere finché non l'apriamo, e va bene, quindi non l'apriamo finché non siamo sicuri. No, finché non siamo sicuri. Vabbè, ogni tarot che prendiamo, dai, è più positivo di quel che sembra, perché ci dà un famiglio che se mi droppa Succubus, che non so se conta come sbloccato di già, però è un famiglio buono perché potenzia tutte le lacrime che vanno a colpire, che passano attraverso la sua aura, quindi è estremamente buono nelle stanze più piccole. Mentre invece nelle stanze normali perde un pochettino di efficacia, ma rimane sempre utile. Sto morendo, quindi tappo un attimo il mio audio. Ok, oh Dio, non mi prendere danno in questo modo, idiota. Però ok, stavo morendo dentro, nel senso che stavo cominciando a tossire e non potevo bloccare e riprendere così senza dirvi nulla, quindi preferivo almeno avvertirvi. Ovviamente ho rischiato di uccidermi mentre lo facevo e non è una cosa mai piacevole. Ebbene, così, non niente di che. Prendiamo questo. Ok, quindi abbiamo tutto Mode Void, che è buono. E questo qua non ci costa nulla, ci dà 3 HP neri, quindi è estremamente ottimo perché ci aumenta un po' il danno. Almeno Maude Void aumenta il danno. E l'altro oggetto invece aumenta il danno ogni volta che scendiamo di stanza, quindi rimangono tutti e due buoni oggetti. Ovviamente vorrei sapere se carica da Maude Void in questo caso. No, non carica. Ah, che fregatura. Bella fregatura in questo caso, devo dire la verità. Dobbiamo mettere qui. Ok, siamo riusciti a prenderci anche la chest. Però vabbè, Mode Void è un aumento di danno e l'altro oggetto ci ha ripagato quando abbiamo preso. E tutto a posto, abbiamo battuto il boss di questo piano. Abbiamo un danno. No, vai su! Maledizione a me. Va bene, abbiamo un danno che dovrebbe essere decente quantomeno. Ogni due stanze viene duplicato, ogni quattro stanze viene duplicato, quindi bene così. Peccato che non funziona propriamente Mode Void come vorrei con Lilith a quanto pare. Però si imparano sempre cose nuove, ragazzi, quindi bene così, dai, alla fine. Con Lilith, quindi Mode Void non funziona. Peccato, peccato. Ci dobbiamo ricordare che anche lo shop è una buona opzione. Anzi, un'ottima opzione, perché, come si può dire, abbiamo 20 centesimi e qua abbiamo un oggetto invece inutile, Shoop da Poop. Cosa ci permette di fare? Ci permette di fare una specie di brimstone, in realtà è meno potente del brimstone, che scala col nostro danno, quindi è estremamente inutile. 7 minuti ancora qui, siamo veramente messi male a tempo, però va bene, non fa nulla, ho capito che sarà una partita lenta di già. Entriamo qua dentro e prendiamoci Piggy Bank. Oh, no, non ho vita rossa, quindi è più utile prendersi Treasure Map adesso e donare i restanti centesimi qui dentro, che magari sblocco lo store upgrade numero 4. Adesso non ci saranno più store upgrade, se non erro, e sono abbastanza sicuro di ciò. Ma possiamo ottenere, diciamo che adesso avremo più oggetti, almeno due oggetti sempre, due items sempre che sono da raccogliere. Due items e non pick up bombe, due proprio due oggetti come la mappa e la bussola. E poi abbiamo una possibilità, quantomeno i restanti invece di possibilità, quantomeno per poter, come si dice,
degli oggetti dovrebbero essere sempre di i pick up. Dovrebbe essere sempre così la conformazione dello shop, più o meno, ovviamente. Ci tenevo a raggiungere almeno i 600. Voglio cercare di finire lo shop il prima possibile, in realtà. Nel senso, la donation machine, il prima possibile, perché poi passeremo a fare la grid mod. No, non nel senso che passeremo subito a fare la grid mod. La grid mod la alterneremo appena finisco le run in Darkroom. La alterniamo, perché spero che quando finisco le run in Darkroom riesco anche a ottenere... Oddio, che oggetto che c'è qua. Questo è un oggettone, ragazzi. Adesso vediamo se riusciamo a ottenere la Car Battery. La Car Battery è un potenziamento da veramente bello di, per l'oggetto attivo che abbiamo. Comunque, appena finisco le partite non in Darkroom, forse magari già fra poco, però non ne sono completamente sicuro. Di certo in un futuro prossimo preparatevi a vedere partite in, per quanto riguarda Isaac, anche in grid mode, perché dobbiamo donare 999 monete lì e sbloccare un personaggio. Questo è il modo per fare questa stanza più sicuro possibile, se ovviamente si deve andare dalla parte di giù. Io non so perché credo che dovevo andare a... come si dice, dovevo andare giù e non sopra, invece dovevo andare semplicemente giù e sono un pirla, quindi me lo merito. Non perché propriamente in merito in sé l'affermazione pirla, ma perché l'affermazione pirla in questo caso mi si addice. Vorrei sbloccare, vorrei darmi doppi famigli, quindi fare estremamente più danno per, contro questo nemico, perché ci raddoppia propriamente il danno questo. In realtà normalmente non sarebbe un raddoppio di danno, sarebbe un raddoppio di famigli, anche se si possiedono tutti i famigli necessari. Entriamo qua dentro, magari non c'è Krampus. Stavo scherzando, ovviamente. Krampus è sempre presente in noi. Non fare attacco rotante della morte XXX. Non saprei come altro definirlo. Ma quello che vorrei dire è che Krampus c'è sempre. Di solito c'è Krampus nelle stanze di Satana. Quando, e dico quando, si sa quando non è apparso, quando è apparso il piano prima Satana, e riappare questo piano. Magari se riusciamo a prendere la Car Battery sbanchiamo il lunario contro i bossi, che se la sbanchiamo questo lunario. Car Battery, doppio effetto dell'oggetto. Cosa significa? Quando io utilizzerò l'oggetto varrà come se avessi utilizzato due volte l'oggetto, quindi tripli famigli da ora in poi. E ovviamente è il triplo del danno che possiamo fare con Lilith. Cosa estremamente buona e giusta. Estremamente buona e giusta. Entriamo qua dentro. Come stacca Ludovico Technic con questa storia dei famigli? Oddio, sparano i famigli mentre io ho una lacrima gigante. Buono, perché i famigli fanno il mio danno. E io ho anche l'effetto di Mode Void adesso, perché non conta come se io stessi sparando questo. Oddio, credo di aver appena barato la run con Lilith. Quindi adesso sono diventato molto più potente, perché... Allora, io posso ancora basarmi dei famigli e me ne frego della lacrima che ho. Perché sono entrato qua dentro non lo so. Posso ancora basarmi sui famigli e fregarmi della lacrima che ho, però quando i famigli non possono attaccare... Io utilizzo la lacrima, che fa comunque il mio danno, non è che ne so, meno danno, anzi, è il mio danno. E rompo le ossa a tutti i nemici in pochissimo tempo, veramente in tempo minimo. Vedete? Uso anche il Mode Void, perché ho il Mode Void disponibile adesso, e ho sbagliato ovviamente strada, però fa nulla. Ho una possibilità, che è quella di poter farmi Boss Rush e The Ash. The Ash l'ho già fatto, no. Boss Rush e The Ash in questa partita. Però dobbiamo vedere se riesco ad attuare ciò. Devo accelerarmi un pochettino per la Boss Rush, mentre invece The Ash bisogna vedere. Vorrei un potenziamento per il danno, c'è da dire, perché non ne facciamo ancora abbastanza. Prendiamo intanto, dai, Kidney Stone. Mazz Kidney. Ah, è un attacco caricato anche la Kidney Stone. Ogni tanto ho la possibilità di lanciare tipo questa specie di pietra di kidney. L'abbiamo sbloccata in una challenge, credo, che fa più danno dei miei. Però vabbè, non credo che funzioni esattamente bene, perché non spariamo qui. Però se spariamo ci permette di lanciare questa pietra di kidney, che fa più del mio danno, e allo stesso tempo mi permette
oltre a fare più del mio danno, mi permette di sparare proprio un barrage di colpi quando la lanciamo. Non so se è anche un tears up o un qualcosa up, però va bene, me la tengo come buona. Vediamo così. Dai, alzati. Utilizziamo il nostro famiglio. Non c'è bisogno di entrare nello shop. Anzi, no, è abbastanza inutile. In questo caso mi conviene, per esempio, posso utilizzare solo il famiglio, di sparare anche con il mio Ludovico Technic. Questo è un po' stronzo, il nemico. Ah, no, credo che fosse l'altro tipo di campione. Però invece nulla, era un punto dei più facili. E abbiamo Gurdy, che è ottimo per il sistema famigli. Ovviamente si potrebbe anche riuscire a sistemarsi proprio bene. E come vedete abbiamo spawnato non due sono dei nostri famigli, ne abbiamo spawnati più di uno in più di quanto dovremmo spawnare normalmente. Ci prendiamo questo qua perché poteva essere qualcosa di utile, invece nulla. Più che altro perché mi aspettavo che fosse un oggetto di gappi. Di solito ci sono alcuni oggetti di gappi, molti oggetti di gappi, che costano uno. E mi aspettavo che fosse uno di quelli. Un'altra Pretty Fly, buono. Quindi siamo a due Pretty Fly. E scendiamo giù. Perfetto. Più prendiamo danni, più spawniamo famigli. Ricordiamocelo, questo potrebbe tornarci utile in futuro. Allora, dove potrebbe essere il boss? Io scommetto che è giù. Il danno comunque ci manca in realtà. È l'unica cosa che abbiamo un po' bassa. Il danno è le tears. Cioè, nel senso, abbiamo un buon setup per poter completare la partita. Però ci mancano quel dannettino in più che ci permetterebbe di dire ok, vinta. Oh Gesù Cristo, questo danno che ho preso qui. Speriamo che... Ok, mi ha droppato qualcosa, quindi almeno è riparato. Non è così tanto inutile come può sembrare. È molto bene. Ludovico Technic vi permette, però questo avete già notato di sicuro, di avere una lacrima, di controllare una lacrima che è in girato nella stanza e che voi potete muovere. Taulus speed down, ma the rage is building. Cosa significa? Quando entriamo in una stanza avremo il nostra speed crescerà finché non raggiungerà un limite in cui diventeremo immortali. Immortali facciamo danni ai nemici, tipo un toro incazzato. Credo che il concetto sia quello. E sì, non si sente lo speed down, almeno finché non si è tre stanze particolarmente difficili per quanto riguarda il movimento. Io lo prendo quasi sempre. Non so perché, non credo che rovini la partita se si è abbastanza bravi per saperselo gestire. E basta. Soprattutto se si riesce a convogliare bene l'attacco che vi permette di fare. Ok, mostro 2. In realtà è abbastanza fastidioso. Però noi facciamo, quando utilizziamo tutti i nostri famigli, facciamo abbastanza danno. Quindi bene, bene, bene. E anche quando riusciamo a mettere il nostro oggetto attivo. Comunque Kidney Stone mi ha dato anche la possibilità di avere i colpi perforanti, mi sembra, perlomeno. O Kidney Stones oppure il nostro, come si chiama, Ludovico Technic. Vedo che c'è un cuore nero dietro, quindi lo vado a recuperare, ovviamente. Mi sembra anche abbastanza ovvio. E possiamo andare avanti. 15 minuti, siamo perfettamente in tempo per poter farci boss rush. E con il setup che abbiamo adesso possiamo farla tranquillamente, per un motivo semplice, veramente semplice e tranquillo, che non è che facciamo così tanto danno, c'è da dirlo, però facciamo un danno molto diffuso se abbiamo cariche del nostro oggetto. La boss rush ci dà ogni serie di nemici una carica dell'oggetto, quindi è buono. Second hand aumenta la durata degli effetti secondari delle nostre lacrime. Non è buono perché non abbiamo effetti secondari, però prendiamolo, non abbiamo trinket. Ok, qua c'è anche l'ultima treasure room, che è contrario di due partite fa. Non ne ho saltata nemmeno una. Non ho preso ancora 15 danni, giusto per dire. Glass cannon sarebbe un buon oggetto se non fosse che mi lascia mezzo cuore. Molto semplice. Lanciamo una lacrima che sciotta la maggior parte dei nemici. Ovviamente non credo che sciotti i boss. Ed è buona. Sto cercando di alternarmi tra utilizzo dei miei famigli e l'utilizzo in sé tra l'utilizzo dei famigli e l'utilizzo della mia lacrima. E quindi è un pochettino complesso da spiegare quello che sto cercando di fare esattamente, però sta di fatto che funziona. Direi più che funziona, it's kinda work, è più esatto direi. Ok,
Vai, è ora di farci veramente male a mamma. Ok, se abbiamo raccolto anche tutti gli oggetti possibili, se non erro. Ebbene, io direi quindi di tenerci sempre in una buona situazione. È arrivato il momento di cambiare lato. Non so se mi conviene utilizzare più famiglie per far danno o più la nostra lacrimona gigante. Io direi più Maw the Void. E adesso farei danno da contatto a mamma finché rimane questo effetto. Ok, adesso è finito l'effetto. Invece risulta un pochettino più antipatico. Sì, buon insieme di cose quello che abbiamo ottenuto adesso. Non insieme, peccato perché è un po' difficile da utilizzarlo in modo preciso. Però con un pochettino di gioco di dita si riesce a usarlo. Voglio avere tutti i prossimi patti con Satana? No, perché c'è soltanto uno, quindi sono due oggetti inutili quelli. Entriamo qua dentro, vediamo cosa c'è. Latte al cioccolato, Sister Mackey, cosa non mi viene il nome? Lil Chub. Prendo Sister Mackey e utilizzo il mio oggetto attivo, perché così adesso siamo in tre famiglie e fra due ondate saranno sei famiglie che spaccheranno i sederi proprio tantissimo. Faremo un danno che è altissimo fra tre ondate circa. Già adesso riusciamo a far abbastanza male ai nemici. Adesso qua vedete un pochettino differenza, tantissimi. La boss rush è completa, a meno che i nemici non ci fanno danni idioti. L'importante è che mi metto a sparare con tutti i miei famigli. In questa boss rush utilizzerò più i famigli ovviamente che la mia lacrimona gigante. E dovrei stare in una zona con i miei famigli molto vicini, così posso colpire la maggior parte dei nemici. Ok, riutilizziamola. E ora abbiamo un... Vedete? Facciamo una strage sparando. Perché guardate quanto cavolo... Quanto cavolo facciamo male sparando, visto che tutti i nostri famigli fanno lo stesso danno. Anzi, più un nemico lontano, più danno fa. Questo è un angelo. Questo è l'unico angelo di cui. Cioè, l'altro angelo lo conosco di più, per dire. Ed è strano, di solito è. Ok, questo qui, quindi così dovrei stare. Non dovevo stare ai lati, perché quando alza le mani, invece, è il momento in cui fa l'altro attacco. Ok. Dovrei stare in 90 gradi a assi cartesiani, giusto per dire, quando fa così, perché ecco, può fare questi raggi. Quando può fare soltanto questi raggi e un altro attacco soltanto quando usa quella modalità. Little Horn, vorrei che tu muori in fretta. Non perché mi stai antipatico ovviamente tu, ma perché è arrivato il momento di morire. Molto semplice. Abbiamo, sì, un esercito praticamente. Ah, tu mi hai fatto danno con il tuo attacco melee due volte. E riempiamo un altro pochettino del nostro esercito. Sciottiamo i boss. Ma non perché siamo particolarmente potenti, ma perché guardate quanti cavolo ne evochiamo insieme. Bene, Pip più Pin di sicuro. Sì, che dovrebbe. No, era l'altro, The Frail. Utilizziamo ancora un altro di questi. Cioè un altro oggetto attivo, un altro utilizzo del nostro oggetto attivo, volevo dire, per poter fare veramente tanto danno. Ciao a tutti i nemici che appaiono. Posso mettermi qua dietro e uccidere tutto ciò che si muove. Death dovrebbe durare poco e nulla. Facciamo vedere danno continuato sempre. L'altro nemico dov'è? Non so. Chi è l'altro nemico? Ah, ok, ciao, scusami se ti stavo ignorando, The Hunt, non ti avevo visto, perdonami. Ok, vediamo invece qua, Brony, che l'abbiamo già affrontato e non era durato tanto, mentre l'altro ancora è di Adversary, che è morto! Sono una delle poche volte in cui sono relativamente felice di aver così tanto danno. E invece lui credo che lo affronterò con la lacrima, perché non è in una buona posizione per i miei famigli. Muoverli da qui mi comporta tristezza e poca voglia di fare, quindi faccio così. Ciao, Megamo. Sì, Megamo. Ok, 21 minuti qua. Altre. No, abbiamo sbloccato Immaculate Conception. Cosa fa Immaculate con l'Immacolata Concezione? Diciamo in italiano. Ogni volta quando ce l'abbiamo, ogni tot. Quando prendiamo tot vita, dovrebbe spawnarci un famiglio della serie angelica.
Mentre invece Cabio Conception, che con cui inizia già Lilith, spawna famigli della serie demoniaca. No, io direi che come è sopra o a destra al limite. Ok. Un po' di accelerazione. Vorrei uno speed up, strano ma vero. Il danno per. Allora, non credo che abbiamo la giusta serie di oggetti per poter affrontare The Ash. Quindi, a meno che non ottengo un gran potenziamento adesso, salterò The Ash per questo tentativo. Abbiamo una grande serie di oggetti per poter affrontare Satana, perché questa è questa conformazione almeno di oggetti di per sé è un anti-boss, propriamente, e ovviamente uccide i boss con estrema facilità, forse l'avete anche notato voi nella boss rush, perché ho fatto un gran male a tutti i nemici della boss rush molto facilmente, e dovrei utilizzare più famiglio perché. Al contrario, i famigli riesco a gestirli tutti in un punto, mentre la lacrimozza no. Sarebbe stato veramente utile lo spoonbender che avevamo trovato all'inizio partita, perché la lacrimozza andava comunque a colpire i nemici per conto suo e io potevo gestirmi famiglie e basta, perché era a ricerca. Questa è la cap buona, poi controllo anche se c'è qualcosa, e qua invece direi di utilizzare la lacrimozza, magari alternandola con un po' di famiglio, magari tenendo così riesci a sparare anche, e per un motivo molto semplice, perché andare in mezzo a rompermi le scatole mi è altamente inutile. Utilizziamo il famiglio qua per completare, chissà se riusciamo a completarlo anche con Mouth of the Void. Una cosa che riusciamo a fare di certo è ucciderlo con Tauros, quindi bene, più o meno, ovviamente. Peccato che non abbiamo trovato la batteria o simili, perché la batteria ci avrebbe reso ancora più potenti, c'è da dire. E peccato che qua non abbiamo droppato quelli neri. In Mouth of the Void, quando uno muore tramite Mouth of the Void, ha una buona chance di spawnare quelli neri. E il boss non era qui, quindi si vedeva che era giù, al 99%. Vediamo se qua c'è qualche nemico, qualcosa di interessante. Ho le stanze per ricaricare prima del boss, quindi posso utilizzarlo qui. E vedere se mi dropperò qualcosa di utile. Cosa che è altamente possibile in realtà. Droppami un cuore nero. No, ovviamente, vabbè, non fa nulla. Sì, quando utilizziamo tutti i nostri famigli per attaccare diventiamo estremamente potenti. Quando già li sdoppiamo. Peccato per la mancanza di drop. Adesso vorrei. L'unico famiglio che vorrei in più è Dark Mom. Però. Per una volta non disdegnerei un Brother Bobby e un Rotten Baby nello stesso patto, perché potrei. No, in realtà no, perché si applica su di me quell'effetto lì di sparare due lacrime, e io essendo Lilith che è bendata, non dà effetto, credo semplicemente. E quindi inutile. Se no, adesso sarebbe stato bello ottenere sia Brother Bobby, oltre che a Sister Maggie, che. Prendere Sister Maggie quando c'era anche l'effetto Pac-Man mi sembrava in un certo senso è un mezzo spreco, però in questo caso no, perché ci basiamo sui famigli. Sister Maggie non è un famiglio così scarso, non è il più forte dei famigli, c'è da dire, però è un famiglio che comunque dà la sua parte per la partita, cioè riesce a rendersi utile se si riesce a utilizzarla almeno decentemente. Daddy Le Long Legs invece è un pessimo, pessimo, pessimo nemico. Pessimo nemico perché rischia di fare molto danno e voi non potete schivare il suo danno in quasi nessun modo, perché è molto casuale. Per fortuna siamo riusciti a eliminarlo in fretta. Ricordiamoci che dobbiamo andare verso Satana e non verso la chest, quindi il danno che facciamo non è così pessimo per i luoghi in cui dobbiamo andare. Niente di che, perfetto. Credo che. Siamo messi bene, vediamo se qua c'è qualcosa di particolare e utile. Potrebbe droppare qualcosa di utile questa stanza. Ovviamente questa cesta si riempie ogni volta finché non si riempirà più. Credo che sia una percentuale basata sulla luck. E niente di che. Il boss è. Non lo so. È veramente tante possibilità per trovare il boss, quindi. Andiamo un po' a caso per la mappa. Per una volta la mappa non ci è stata utile, perché di solito il boss lo trovo sempre nel punto più lontano, ma in questo caso mi sembra abbastanza simmetrica. Quindi, beh, andiamo un po' dappertutto e vediamo un pochettino dove ci capita di andare.
Uccidiamo questo Ligordis? Sì, perché il fatto che il nostro, come si chiama, non avere molte tears ci fa fare poco danno sia col Maw of the Void, perché non abbiamo neanche un danno così eccezionale, sia con l'altro, come si chiama, con Lockdown, giusto. Grazie gioco. Con il Ludovico Technic, mentre invece facciamo più danno in scala, dico, in media, sparando con il nostro famiglio, o con i nostri famigli in generale. Vediamo qua dentro, niente di che. No, due cuori non ce li butto, anche se potrei droppare qualcosa non ce li butto. Dico potrei droppare qualcosa perché ancora non abbiamo ottenuto il famiglio extra della nostra trasformazione. Dovrebbe essere 15 colpi. Non so se ho preso proprio 15 colpi durante tutta la partita, però pensavo di sì, pensavo di essere più scarso. Quindi significa che sono arrivato fin qua durante tutta questa partita senza aver preso ancora 15 colpi. Wow, non mi aspettavo mai tutto ciò, quindi sommo gaudio, direi, sommo gaudio. Non niente altre, nessun altre parole per descrivere codesto fenomeno, ovvo signoria. Sì, prendo droghe medievali, si nota? In realtà il periodo medievale era per un buon periodo il mio preferito. Cioè, ok, ho fatto la frase bruttissima grammaticalmente, però volevo, potevo cercare di spiegarmi meglio, intendendo che il periodo medievale, per un periodo, è stato uno tra i miei periodi storici preferiti. E l'ho detto almeno periodo 6 volte, però va bene, non ho problemi di ciò come stesso, anzi comprendo perfettamente di essere incapace a parlare. È che fare video su YouTube in realtà non è il metodo migliore per nascondere ciò, o comunque quantomeno per rendere meno evidente questo difetto. Anzi, credo che sia uno dei metodi peggiori. Brutto momento della boss fight, perché spara troppi colpi per i miei gusti. E Maw of the Void invece mi dovrebbe aiutare in finirlo. E vuoi morire? Ok, grazie. Perfetto, vediamo se qua c'è qualcosa di utile. Sacrificio al Dagger. Allora, si attiva ogni volta l'effetto della Polaroid. Questo mi basta. Mi basta tantissimo. The Ash no. Non ce la facciamo. C'è anche Perks come pillola. Se otteniamo un'altra pillola che è Perks, sarei estremamente felice. Curse of the Blind non mi interessa. Poi sei in due punti. O a sinistra o giù. Secondo me. Quindi proviamo prima a sinistra. Non so, proviamo prima a sinistra. Controlliamo se per caso qua a sinistra non ci sono anche modi per fuggire da questa possibilità. E mettiamo una bomba qui, magari ci va vicino. Ok, qua c'è prima di tutto una stanza segreta. Quindi c'entriamo, facciamo una visita alla stanza segreta. Perché ho preso Sacrificial Dagger? Perché quando entriamo in modalità Tauros possiamo andare addosso ai nemici e fare molto danno comunque. Questa è stata la mia idea principale con Sacrificial Dagger, con la daga sacrificale. Lose i citasti dovrebbe, non mi ricordo cosa fa, però forse fa l'effetto di God's Flash, non ne sono sicuro. No, non ne sono per nulla sicuro in realtà, non mi ricordo per nulla il suo effetto, quindi boh, cercatelo sulla wiki, oppure è un trinket, io c'ho la wiki sul telefonino, vai, è il momento, wiki sul telefonino, renditi utile, intanto il tempo limite per fare qualcosa in tempo limite abbiamo superato. E com'è? Lose, giusto? Lose. Dov'è che è? Questo si può già. Isaac, no, più sopra. Error. Dov'è? No, Isaac sotto, che ve lo dico. Vabbè, comunque sto già andando sotto. Lose. Quando uccido un nemico, ho la possibilità di spawnare un ragno, un attack spider, un ragno che mi aiuta, quindi bene. The Stars, vabbè, la utilizzerò a fine piano, credo, non lo so, giusto perché devo decidermi. Qua pote non potevo, non trovo modo, cioè la mia mente non trova modo per pensare come fare questa stanza senza perdere danno, e siamo arrivati al boss. Ok, una possibilità soltanto. No, l'ho piazzato secondo prima, peccato. Vabbè, fa nulla. Uccidiamo veloce Azazel. Comunque abbiamo sì un effetto veramente buono. Un danno ottimale, diciamo, per quanto riguarda i boss. Ah sì, è moltiplica. Oddio, è vero.
Moltiplica anche Sacrificial Dagger, ecco perché mi ricordavo che era più buono di quel che sembrava. Adesso siamo praticamente diventati immuni a quasi ogni attacco. Questo è OP per quanto riguarda le partite in... come si chiama in... cosa? In Grid Mode, se trovate Sacrificial Dagger avete Box of Yes. Perché se lo usate più di 2-3 volte, più di 3 volte, avete più di un giro completo. Comunque, quindi abbiamo fatto tutto. Per questo video quindi è tutto, ciao a tutti ragazzi, da Leone è tutto, vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare mi piace se vi è piaciuto il video, ciao a tutti, al prossimo video, però prima di tutto vediamo cosa abbiamo sbloccato, non mi stavo dimenticando, abbiamo sbloccato il bacio del serpente, questo è un buonissimo oggetto che vedremo in una prossima partita, quindi ciao a tutti ragazzi, al prossimo video, qua è tutto, vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare mi piace se vi è piaciuto il video, ciao a tutti!